liceo De Bottis in particolare è stato culla di una generazione di giornalisti che ancora oggi nell'attualità, nel presente, si distingue e che ha occupato nazionalmente posti rilevanti. Al via la seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale Enzo Aprea, presentato questa mattina nel corso della conferenza stampa nell'aula consiliare di Palazzo Baronale e che si terrà lunedì prossimo 18 dicembre alle ore 17.30 al Liceo De Bottis. L'evento, organizzato e promosso dall'Associazione Ex Alunni del Liceo Classico Gaetano De Bottis in collaborazione con lo storico istituto prossimo al varo dei 100 anni di storia, è intitolato alla memoria del famoso e compianto giornalista Rai Enzo Aprea, vissuto a Torre del Greco e scomparso nel 1991, ed è patrocinato, oltre che dall'Ordine dei giornalisti della Campania, anche dall'amministrazione comunale cittadina e dal Consiglio regionale della Campania. Bellissima iniziativa che fa ovviamente l'Associazione Ex Alunni del De Bottis, che premia insomma chi fa un mestiere che, di cui sono invidioso, perché giornalista, essere un giornalista non solo c'è bisogno di una cultura abbastanza importante, ma comunque è un lavoro che ti affascina, insomma, una cosa bellissima. L'idea, come chiarita nel corso della conferenza stampa, è quella di rivolgere un omaggio alla città di Torre del Greco e all'arte del giornalismo, che ha visto fiorire sul territorio cittadino personalità eminenti di rilievo nazionale ed europeo nel campo della informazione e della comunicazione. Abbiamo notato che grandi esponenti del giornalismo si sono interessati alla nostra attività e che saranno con noi presenti il giorno 18. Abbiamo il dottor Antonello Perillo, che come tutti sanno è vice direttore nazionale del TGR Rai. Abbiamo con noi l'onore di avere il dottore Giacoia, che viene addirittura dalla Calabria. Noi non ci rivolgiamo solo agli allievi del De Bottis, noi ci rivolgiamo a tutta la città. Infatti abbiamo coinvolto tutti gli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, perché pensiamo che la cultura non sia un bene da tenere tutto per sé, ma da condividere con gli altri. Questo premio giornalistico va certamente in questa direzione, tiene insieme le scuole, che per noi sono fondamentali, i ragazzi, e non lo diciamo con retorica, veramente i ragazzi per noi sono il presente e il futuro di questa città e stiamo puntando su di loro, sono per noi il cuore di tutti i pensieri amministrativi, politici che stiamo provando a fare. Quest'anno, essendo il secondo anno, abbiamo cercato anche di apportare dei miglioramenti rispetto alla prima edizione, estendendo il concorso anche ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. E abbiamo avuto un grande entusiasmo da parte delle scuole, di una partecipazione molto attiva e con entusiasmo. L'impegno del liceo e dell'associazione Ex Alunni del De Bottis è proprio quello di farlo diventare un premio che durerà negli anni e che sicuramente rimarrà tra le iniziative più importanti del nostro liceo. Si può immaginare di lavorare per rendere questo premio istituzionale della città? E questa è una cosa che stiamo studiando. Io credo che sia per noi un privilegio avere e mettere in essere un premio del genere, sicuramente, diciamo, ci lavoreremo.